senso male. Fa male. Ciao, ciao. Grazie a te. Signore e signori, ragazzi e ragazze, sportivi, autorità, benvenuti nel salotto della nostra città, benvenuti ai festeggiamenti per questi 50 anni della pallacanestro reggiana! Grazie di cuore al Comune di Reggio Emilia che ci ha permesso di essere qui questa sera, una location fortemente voluta dalla società biancorossa per aprire l'evento alla città, perché possa fluire da tutti, perché la pallacanestro reggiana è veramente di tutti noi. Questa per noi è una serata speciale, fa piacere vedere tutto questo pubblico, tutta questa gente, quindi anima i nostri cuori che sono caldi di basket. Vediamo cosa succederà stasera. Bene, ora presenteremo le squadre biancorosse, partiremo dalle tre squadre giovanili e poi dopo presenteremo ovviamente lo staff tecnico, la prima squadra, ci sarà qualche intervento interessante di qualche autorità e poi daremo il via alla proiezione del film che è stato preparato per questi 50 anni e si intitola Prima della partita. Prima vi ricordo però gli appuntamenti che sono freschi perché intanto lo store è aperto, lo vedete qui dietro di noi, è aperto fino alle 22.30 per permettervi ovviamente di sottoscrivere l'abbonamento. Vi ricordiamo che fino a domani, 4 settembre, c'è tempo per esercitare il diritto di prelazione, poi venerdì e sabato. Due giorni verranno dedicati al cambio di posto, mentre il lunedì 9 inizierà la vendita libera di tutti i posti rimasti liberi. Domani invece c'è la prima amichevole qui in terra reggiana alle 20, Palasport e Leardo di Castelnuovo Monti, un interessante match contro la Fortitudo Bologna. Anche in questo caso potete acquistare gli ultimi, mi dicono che sono rimasti pochi posti, biglietti rimasti allo store. Poi per finire con gli appuntamenti, l'altra amichevole in terra reggiana l'11 settembre al Palasport di Scandiano, sempre alle 20 contro la Vanoli Cremona, biglietti allo store e in questo caso anche su Pino Ticket. Un applauso per questa pallacanestro reggiana. Ed ora entriamo nel vivo perché andiamo su quelli che sono il futuro della pallacanestro reggiana, andiamo nel nostro settore giovanile, quindi passiamo in rassegna le squadre che sono qui, si allenano a Reggio e vivono di basket e gioiscono e vengono al palazzetto e si preparano per diventare dei giocatori, se ci riescono. Teniamo sul palco per prima la formazione Under 15 allenata la responsabile del settore giovanile biancorosso. Voglio un grande applauso per Andrea Menotti, coadiuvato da Luca Crotti e Tommaso Togli. E ricordiamo la formazione Under 15 biancorossa, che quest'anno è formato dai ragazzi del 2010 e del 2011, nella scorsa stagione ha raggiunto le finali nazionali, quindi sono stati fortissimi. Ed ora chiamiamo la formazione degli Under 17, allenata ancora una volta da Giordano Consolini, con gli assistenti Francesco Bertolini e Tommaso Colli. Questo gruppo è formato in questa stagione dai ragazzi classe 2008 e 2009 e anche in questo caso parliamo di un gruppo che nell'ultima edizione
Grazie ragazzi, vi lascio scendere. Prendetevi questi applausi e in bocca al lupo per questa nuova stagione sportiva. Ed ora, mentre scendono i ragazzi, è giunto il momento di presentare la prima squadra. Quindi questa è la prima presentazione ufficiale di quest'anno della squadra. Avremo ovviamente la musica giusta, partiamo dallo staff tecnico e quindi intanto li chiamiamo, così piano piano salgono sul palco il fisioterapista Nicolò Fagandini.